a cui diamo ciao, il benvenuta. Microfono. Grazie, benvenuti a voi. Food blogger, la cucina di QB. Esatto, intanto mi considero una cuoca quanto basta. Ecco, QB che sta per quanto basta. Esatto, quell'acronimo che bene o male fa impazzire tutti, quelli che alle prime armi decidono di, così, insomma, di lavorare un po' con i fornelli, con gli strumenti e con gli ingredienti. Noi qui parliamo di pizza, il tuo rapporto con la pizza, le tue curiosità rispetto a quello che sta facendo Simone. Beh, Simone lo conosco da tempo e amo tantissimo quello che fa. Il mio rapporto con la pizza è quasi viscerale, perché non nel senso che dicevamo prima della, no, fermentazione. Della fermentazione che va avanti non in questo senso, ma io scoprì che aspettavo la mia prima figlia da una voglia impellente di pizza, per cui e da allora è rimasta nella storia proprio il desiderio. Quindi di pizza è nata buona. Con una voglia cioè, di margherita, stiamo con un calzone. Attenzione però, non è che tutti voi che ci state guardando e avete voglia di pizza siete incinta, che, non, dire, è, cioè, no, non è detto, però possono accadere delle buone cose comunque. Ok, e rispetto agli abbinamenti magari anche un po' particolari tra cibo e musica, tu hai qualche passione musicale che accosti con contrasti vari al mangiare, al cucinare. Io anch'io come Simone ho sempre la musica anche dentro di me, obiettivamente, perché mia figlia suona esclusivamente vinili, per cui io ascolto quando cucino, quando mi viene voglia di inventare qualcosa. Sicuramente la mia grande passione, che è Sakamoto e David Sylvian, sono, diciamo, i miei must. Quando invece ho voglia di scherzare un po' anche con me stessa, ritorno alle mie origini degli anni Ottanta, e quindi sicuramente da sorcina non posso che ascoltare Renato Zero. Renatone. Esatto. Molto bene, vai da Renatone a Ryuichi Sakamoto, in effetti sono contrasti piuttosto forti. Però alla fine magari riescono a rendere un qualcosa di armonico. Grazie Anna Maria. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie.